Fai quella rotazione. Preferisco la scimmia. E la scimmia è molto potente. Quello esterno? Sì, sì. Calcio scimmia, lo allena, è potente. È fame. Se lo aspettano. Questo qui invece è quello nuovo che sto vedendo, che stanno sperimentando. Che è MMA. Mm-hmm. D'accordo. Deve avere le articolazioni mollata, cioè. Perché dice comunque il combattimento questo non lo puoi usare. Quale? In questo non lo puoi usare. Perché? È vietato. Nell'MMA? Anche nel taekwondo, nel karate è vietato.
cioè quello principe dell'Egitto non lo puoi fare perché uccidimi. Fammi il... Allora, di guardia hai detto quella del Wing Chun, mi hai fatto vedere quella, no, del Jeet Kune Do. Triangolo. Due triangoli. Cioè, qua ti sembra un triangolo, guarda. Sì. E poi qua con i piedi, lo stesso. Perché ha il piede. Piede. Jeet Kune Do, rombo. Jeet Kune Do è un rombo. 45. 45. Ok. Ok. Poi mi hai detto concept. Tong Sao. Li puoi togliere dalla forma. Ossia, com'è il Tong Sao? Togli dalla forma. Ricorda. Questo è Shun. Tu ti puoi allenare con Shun. Questo è Wing Chun. Uh-huh. Questo è Cavaliere. Mabu. Va bene. Mabu. Ok. Questo? Paxal. Paxal? No, mi serve l'altra guardia, Andre. Mi hai fatto vedere la guardia del Wing Chun, la guardia del Jeet Kune Do, poi mi hai detto che c'era una guardia che si chiamava Concept. No, allora, come ha insegnato il Jeet Kune Do? Cioè, l'original? Cioè, senza gli elementi di Wing Chun. Quindi sono due le guardie, una del Wing Chun e una del Jeet Kune Do. Questa triangolo, no, e questa al rombo. Nell'original fai solo la guardia. Ok. Nell'original hanno tolto tutti gli stili classici. Ok. Nel concept invece vogliono imparare il Tai Chi, perché vogliono fare come Bruce Lee. Io sono più concept. Ok. Per me i più forti sono quelli del concept, più di quelli dell'original. Okay. Vediamo i drill. Sì. Perché concept sta evolvendo. Original è molto. È comune. Chiuso. Ok. E quindi c'è questa discussione.